ci offre, possono essere uno stimolo a recuperare la gioia e l'entusiasmo dell'essere cristiano, o il dono dell'essere cristiano, che non ci siamo dati noi. Il nostro sacerdoti siamo battezzati da piccoli, siamo nati in un contesto di fede cristiana, non abbiamo fatto nulla per essere cristiani, abbiamo una bella vita, abbiamo maturato meglio certi pensieri, abbiamo fatto i nostri, ma la fede essenzialmente è un dono di cui dobbiamo dire ogni giorno grazie al Signore, è un dono che arricchisce la nostra vita e la vita che ci sta accanto. Dio ha suscitato nella Chiesa Sant'Antonio di Padova, difensore dei poveri e aiuto dei peccatori. Fiduciosi invochiamo l'Altissimo, che lo ha colmato del suo spirito, dicendo insieme, per intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché sia una comunità aperta di persone capaci di costruire pace e annunciare il Vangelo davanti a ogni ingiustizia, povertà e fragilità. Preghiamo. Per intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Per il Papa, per il nostro Vescovo, per i sacerdoti, perché vigilino sul gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo li ha posti come pastori e siano segno vivo di come il Padre accoglie quanti sono in ricerca del suo perdono. Preghiamo. Per l'intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Per gli amministratori della nostra città, perché riescano a garantire una convivenza civile e democratica basata sul servizio disinteressato, sulla giustizia, sul lavoro e sulla disponibilità per la costruzione del bene comune. Preghiamo. Per l'intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Per gli ammalati e le persone in difficoltà, perché le loro sofferenze diventino occasione di vita, intrecciando nel mistero della relazione con Dio quel rapporto di conversione che conduce alla speranza. Preghiamo. Per intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Per le suore, gli operatori sanitari, i volontari, affinché con la parola accompagnata dei gesti testimonino la credibilità del Vangelo e la compassione, sicché l'uomo che rimane nel dolore, aiutato dal loro amore, possa affidarsi al Signore che ha condiviso la sua stessa esperienza. Preghiamo. Per tutti noi, perché questo anno santo sia sorgente di liberazione, per cambiare vita e ci stimoli a compiere opere di misericordia, per fare diventare le nostre famiglie veri luoghi di amore, aperti alla vita, all'accoglienza e all'ospitalità. Preghiamo. O Dio, che per mezzo del tuo servo Antonio hai fasciato tanti cuori spezzati ed hai liberato tanti prigionieri nell'anima e nel corpo, continua a mostrarci il tuo volto di misericordia, te lo chiediamo per la sua intercessione e nel nome di Cristo benedetto, che vi regna nei secoli dei secoli.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono le volte al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Renderti grazie, rinalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, perché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, unita agli angeli dei santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Chiesa diffusa su tutta la terra, renderla perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, con gli Apostoli tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vedremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
pane di vita, perché tutti abbiamo bisogno, perché gli anziani hanno bisogno. Quindi assicurano anche l'accompagnamento spirituale di questa comunità religiosa e ringrazio per il suo impegno nel portare avanti una casa così importante, così bella anche, un posto anche bello della nostra terra. E voglio invitare i ragazzi che sono in mondo, perché sono stati un po' sacrificati. Il primo panino deve essere loro, Quindi venite avanti, ecco, venite avanti, siete stati sacrificati, meritate un premio. Forza, però, coraggio, proprio da atleti. Ma cosa devo benedire il primo panino? Lo devo benedire. Sapete perché lo devo benedire? Perché se non basta lo dobbiamo dividere. Va bene? Ecco, naturalmente diamo la parola al rappresentante dell'associazione. Possiamo anche sederci, che siete. Grazie, buonasera a tutti. L'associazione Frugata di Riposo Sant'Antonio, composta da Suor Carina Canalita, madre generale, Gio Bumba, presidente onorario, Giuseppe Falzone, presidente, Ugo Suraggia, vicepresidente, Aldo Caccomo, tesoriere, Antonio Giambellori, segretaria, Armando Caracciolo, Luigi Marini, Antonio Sgotto e Bruno Romeo, componenti, e le suore ancelle parrocchiali dello Spirito Santo, ringraziano tutti i presenti. In modo particolare Sua Eccellenza Monsignor Francesco Oliva, vescovo della nostra diocesi, che nonostante i molteplici impegni si trova qui a celebrare la Santa Messa in onore di Sant'Antonio. I sacerdoti Don Laganà, Don Massimo, Don Zangari, Don Angelo, il sindaco di Siderno, senatore Pietro Fuda, il presidente del Consiglio Comunale, gli assessori, i consiglieri comunali, il comando Carabinieri Stazione di Siderno e i vigili urbani. Quest'anno l'associazione ha voluto intitolare il torneo di calcio a Vincenzo Caracciolo, perché è stato un ottimo dirigente e accompagnatore della squadra di calcio del Siderno negli anni 60 e 70, quando militava nella Serie B. Si ringraziano i presidenti delle squadre e i bambini che hanno partecipato al torneo di calcio, il presidente della sezione arbitri di Loce Rispoli Archinà, gli arbitri Commisto, Verterame e Catanzariti, i fratelli Recupero, proprietari del campus dove abbiamo svolto il torneo, l'hanno fatto gratuitamente. Inoltre si ringraziano i signori Antonietti e Gio Bomba di Toronto, che grazie al loro contributo economico è stato possibile realizzare la cappella di Sant'Antonio. Il signor Antonio Sgro, che ha offerto la vara per la statua di Sant'Antonio, e tutte le associazioni che hanno collaborato alla riuscita di questa bellissima festa. Concludo dicendo che questa casa di riposo è stata aperta nell'anno 1946, voluta dal cavaliere Antonio De Leo, sindaco di Siderno dal 1943 al 1946, e da Suor Maria Giuditta Martelli, fondatrice delle suore ancelle parrocchiali dello Spirito Santo, che l'hanno sempre diretta con professionalità, con serietà e con umanità. E a conclusione della Santa Messa ci saranno le premiazioni dei bambini, dopo la benedizione dei pani, e dei bambini che hanno partecipato al torneo di calcio, e subito dopo il sorteggio. Grazie e buonasera. Allora, signore, la benedizione particolare su questi panini da condividere, quindi da dividere, perché tutti possono avere un pezzo, non sono da conservare i panini, ecco, sono da condividere, così come la palla non è da tenere sempre tra i piedi, ma è da passare anche agli altri. Questo è molto importante in un gioco di squadra, come vi insegnano i vostri mister. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la memoria di Sant'Antonio, patrono di questa comunità,
vi benedica e vi protegga, vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Antonio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Sant'Antonio ci ha aperto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Il Signore sia con voi. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, degnati di benedire questo pane, come hai benedetto i cinque pani del deserto, concedi a quanti se ne cimberanno con bene di ottenere, per intercessione di Santo Pio di Padova, soccorritore dei poveri, di essere sempre fortificati dal tuo aiuto, in modo tale da saper sempre condividere la vita, le cose che possiedono e il pane quotidiano con i poveri più bisognosi. Per Cristo nostro Signore.
1737. Nome, nome. 1737, Massimo Fula. Massimo Fula. Ora sorteggiamo il televisore 32 pollici. Allora il numero per il televisore, numero 0436, Forneriggia. Thank you.